commendatore al merito della Repubblica, cosa significa per lei questo riconoscimento? Beh, una grande soddisfazione. Considero che in Italia dal 1795 sono stati riconosciuti commendatori poco meno di 45.000 persone, cioè dal 1795, quindi oltre in 230 anni. Poco considerando i 60 milioni di abitanti che ha l'Italia. No, è una soddisfazione, è il riconoscimento di un percorso di lavoro ma anche di impegno sociale, perché al di là della Confcommercio, che comunque ho sposato tantissimi anni fa, e le tante iniziative fatte, c'è anche un percorso di attività nel sociale, nel mondo della cultura, ma anche della politica, insomma, che ho fatto. Quindi un riconoscimento, insomma, della serietà con cui un cittadino ha operato nella società. Quindi è grande soddisfazione, se penso che poi anche chi ha firmato l'onorificenza nel 2008, il Cavaliere della Repubblica, la firma era di Berlusconi e di Napolitano, del Presidente Napolitano. Nel 2013 ufficiale al merito della Repubblica era Enrico Letta e il Presidente Napolitano. Adesso Giorgia Meloni e il Presidente Mattarella, quindi insomma, anche questo mi dà soddisfazione. Poi una situazione personale, familiare, anche mio padre, che è morto ormai da tanti anni, negli ultimi anni aveva avuto il riconoscimento di commendatore e di colonnello a riposo dell'esercito, quindi insomma una soddisfazione anche personale di aver raggiunto anche mio padre.